Sotto sequestro il mercato comunale di Sapri. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai carabinieri della locale compagnia dopo gli accertamenti anti-Covid eseguiti dai militari insieme ai funzionari dell'ASL. La struttura è stata chiusa per il mancato adempimento dei protocolli contro la diffusione del contagio. Ora scattano i 5 giorni entro cui il Comune, sulla base della relazione che gli verrà fornita al termine degli accertamenti, dovrà emanare un'ordinanza di chiusura del mercato coperto. Si tratta della struttura situata in via Pisacane tra la stazione ferroviaria e l'ufficio postale, aperta tutti i giorni, punto di riferimento dei consumatori soprattutto per l'acquisto di frutta, verdura e salumi. Nel corso degli accertamenti i carabinieri e i funzionari dell'ASL hanno rilevato non solo irregolarità nell'attuazione dei protocolli Covid, ma anche gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Ci sarebbero alcune parti del fabbricato che rischiano di crollare, mettendo in pericolo l'incolumità pubblica. Inoltre il comandante Marino, nel corso del sopralluogo, avrebbe riscontrato delle anomalie nell'assegnazione dei posti ai singoli ambulanti e anche sui contatori relativi alla fornitura idrica. Pare che addirittura su uno di essi sia indicata una quantità elevatissima di acqua consumata e mai pagata a Consac. Ma è tutto da accertare. Intanto l'esito del sopralluogo è entrato a far parte del fascicolo d'inchiesta aperto dai carabinieri per far luce sulla gestione della struttura comunale che nel frattempo è stata sequestrata. Per evitare ingressi abusivi, tutte le porte d'accesso sono state saldate. Prima di sigillare il fabbricato, è stato consentito ai venditori ambulanti di recuperare dai banchi la merce che avevano messo in vendita. Per il momento non ci sono indagati. L'indagine avviata dagli uomini del capitano Calcagnile servirà ad individuare gli eventuali responsabili delle irregolarità già riscontrate sulla struttura comunale e nella gestione della stessa per lo svolgimento quotidiano del mercato ortofrutticolo.